quando dico prevenza, perché vedi, in questo momento stavo pensando, c'avevo l'occhio lì, c'avevo l'occhio là, questa cosa qui è un corpo. Perché? Perché ero molto coinvolto nella cosa che stavo dicendo e quindi ero un po' isolato rispetto a te, rispetto a quello che stavo dicendo. Me ne vergognavo anche un po', perché un po' mi emozionava dirlo. E allora me ne andavo lì e respiravo in un modo, il mio respiro era più alto, perché se fosse stato più basso il mio coinvolgimento emotivo sarebbe stato maggiore e sarei forse messo a piangere. Perché? Ecco, quando ho capito questo del personaggio, ho iniziato a capirne il corpo, e di fondo è il respiro di quell'uomo. Senti, che succede? Che può succedere? Tu sai, immaginiamo, l'hai visto girare la scena, il regista dice, stop, scusa, Francesco, perché guardi in basso? Vorrei che tu guardassi verso la porta, tu guardare l'altro personaggio. Che succede in quel caso? Succede che io ho il dovere di servire quello che in quel momento sta chiedendo il regista, e quindi quello che mi ha portato a stare lì devo trovare il modo di portarlo là senza perdere però quell'intensità. E quindi mentre ti rispondo, quella cosa lì avrà dentro di me, quella tenda lì avrà dentro di me un'altra ulteriore associazione, ma che può portare ad una qualità che non è diversa da quella, però è il mio mestiere. È il mio mestiere, quindi tende a seguire, insomma. Assolutamente sì, sì, assolutamente sì. Un impugno, a meno che non sia. No, io. Sono stati scontri epici, voglio dire, nella storia del cinema. Sì, io sono di quelli che poi circostanze le proprie scelte. Però tendenzialmente io ti posso uccidere di domande, ma tutte le domande che ti faccio sono per il bene del film, non per il bene del mio personaggio. E se ti faccio un'altra domanda vuol dire che non ho capito. E tra i tanti obblighi del regista e tanti doveri del regista c'è anche quello di far capire all'attore di che mondo stiamo parlando. Non tutti i registi risponderebbero però così, sai, ci sono registi che si vantano di aver ottenuto quello che volevano, raggirando l'attore o portandolo. Ma non tutti gli attori sono così, ci sono attori che si vantano di aver raggirato il regista ed è questo che fa grande figlio, assolutamente. Non so più chi diceva che appunto l'attore non deve mai stare dietro il personaggio, ma neanche davanti, deve stargli di lato, forse era servito, non ricordo. Tu sei d'accordo con questa visione? C'è un dialogo continuo fra l'attore e il suo personaggio, nessuno dei due si annulla completamente all'altro. Nel caso specifico non mi interessa perché manca il protagonista che è il pubblico. L'attore non mi interessa dove sta nei confronti del personaggio, l'importante è che il pubblico sia coinvolto. E io ho piacere a parlare del personaggio, innanzitutto perché è un termine abusatissimo. Entrare nel personaggio mi sembra una violazione enorme. Sto povero uomo che ha fatto perché devo andare là e entro dentro di lui. Uno. Due. Io penso che l'attore deve stare dove consente allo spettatore di scordarsi dell'attore. Dove io sia a fianco del personaggio e ti dica tutto il tempo, hai visto come sto a fianco del personaggio? Vorrei fare una distinzione. Io sono io. E questo è il personaggio. Oppure, sono qua, sono dietro a lui. Che poverino è il personaggio. Eva, scusate, c'è il personaggio dietro di me. No, io penso. Condannati a Pirandello per sempre. No, penso che uno deve avere l'umiltà di intuire ciò che dentro di sé possa essere utile a dare fiato, anima, a una cosa che un autore passandoci vite ha messo lì ed è stato frutto di giorni e giorni e giorni di fantasia, di sforzo. Non so, io sono più artigianale.